Cartoceto, ottantenne muore schiacciato da un albero. Riforma sanitaria, patto fra regione e sindacati per pilotarla. Assemblea ALI, Ricci lancia il patto dei sindaci per gli Stati Uniti d'Europa. Sdegno a Isola del Piano, una svastica sfregia il monumento ai caduti. Centinaia di studenti pesaresi in piazza per la giornata della poesia. Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News. Telegiornale di giovedì 21 marzo che apriamo con la cronaca e con una notizia arrivata poco fa in redazione. Infatti nel pomeriggio è morto un uomo di 80 anni in seguito a lavori di potatura effettuati nelle campagne di Cartoceto. Un intervento probabilmente motivato nel voler fare legna, divenuto drammatico perché l'uomo è stato fatalmente schiacciato dall'albero su cui stava lavorando. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare l'uomo dalla pianta e il personale del 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso. Non sono al momento state fornite le generalità del deceduto, l'indagine è affidata ai carabinieri. Ed ora il nostro primo servizio di oggi arriva dal Palazzo della Regione Marche, dove la Giunta Acquaroli ha siglato un protocollo d'intesa con le sigle regionali dei sindacati CGIL, CISL e UIL. L'obiettivo è quello di instaurare una concertazione aperta con i lavoratori nel pilotare la riforma sanitaria verso i propri obiettivi. Questo è un accordo molto importante che restituisce alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL un ruolo fondamentale nel controllo dell'erogazione dei servizi sociali, è una sollecitazione importante anche alle aziende sanitarie e a noi che abbiamo la responsabilità di indirizzo politico, perché normalmente nelle democrazie c'è un controllo, appunto, una verifica sull'esercizio dei poteri. Qua il tema, e mi piace sottolinearlo, è che gli stati sociali, lo stato sociale così come noi lo abbiamo conosciuto, quindi la sanità gratuita, l'istruzione gratuita eccetera, è in crisi in tutto il mondo perché il sistema di tassazione non riesce più a finanziare un'espansione di questi diritti. Quindi se non c'è un efficientamento di questi diritti, quindi nell'organizzazione dei servizi sociali, dei servizi sanitari, c'è un problema perché c'è un malessere sociale diffuso che poi si esplicita magari nella violenza nei pronti soccorso nei riguardi degli operatori. Dopo 3 anni e 4 mesi si riesce a firmare un protocollo di metodo sulle relazioni sindacali. Noi abbiamo fissato una serie di contenuti che per noi sono prioritari, contenuti anche abbastanza conosciuti che riguardano, diciamo, lo stato della sanità nelle Marche, che riguarda i servizi territoriali, l'applicazione del DM77, la questione della rete dell'emergenza urgenza, il tema anche di monitorare quella che è la spesa da parte della regione sull'esternalizzazione, ad esempio, dei servizi e delle funzioni. Sono necessarie le stabilizzazioni, dobbiamo fare in modo che chi comunque lavora o ha lavorato nelle nostre strutture sanitarie possa essere stabilizzato e possa quindi avere una prospettiva di vita e di futuro, ma soprattutto diventa un elemento essenziale in un sistema complesso che è quello sanitario. Non si possono sostituire le persone con così semplicità, insomma, serve una prospettiva di futuro. Noi siamo convinti che il sistema sanitario possa e debba migliorare pensando sempre al bene delle persone. Occorre avere il coraggio di fare quelle scelte necessarie per riequilibrare la rete ospedaliera, i servizi territoriali e la prevenzione. Se nei prossimi mesi, che saranno fondamentali perché la riforma della legge sanitaria dovrà prendere corpo, ecco, si terrà conto di questi criteri importanti, siamo convinti che il sistema sanitario potrà essere più confacente ai desiderata dei marchigiani. I primi effetti concreti che noi auspichiamo è la risalita sulle liste d'attesa, cioè l'abbattimento dei tempi per le liste d'attesa. Poi sicuramente gli effetti concreti più importanti sarebbero una maggiore appropriatezza delle prestazioni. Abbiamo detto tante volte e credo che sia importante riconfermarlo anche oggi.
Noi abbiamo avuto una crescita della domanda delle prestazioni sanitarie dopo la pandemia, che è oggettivamente stato un fenomeno che ha stressato il sistema. La maggiore crescita della domanda ha chiaramente creato e crea una difficoltà, perché il sistema era stato costruito per erogare un numero di prestazioni a cui oggi non riesce ad arrivare a causa anche della crescita della domanda. E poi recuperare quell'efficienza che purtroppo la pandemia ha provato duramente soprattutto sul territorio, ma non solo sul territorio. Oggi all'Hotel Charlie di Pesaro si è aperta l'Assemblea Nazionale di ALI. Tanti interventi di esponenti politici nel solco di una connessione fra comuni ed Europa, come ricordato da Matteo Ricci, che oltre ad essere il sindaco di Pesaro è anche il presidente nazionale di ALI, ovvero la Lega per le Autonomie Locali Italiane. È partita oggi all'Hotel Charlie di Pesaro la 2 giorni di Assemblea Nazionale dell'ALI, la Lega delle Autonomie Locali Italiane, di cui lo stesso sindaco di Pesaro Matteo Ricci è presidente nazionale. 2 giorni all'insegna di una lunga serie di ospiti e interventi del mondo politico nazionale con un respiro continentale. Non a caso, Comuni d'Europa è il titolo scelto per l'Assemblea per i motivi spiegati dallo stesso Ricci. Aver titolato l'Assemblea di ALI a Comuni d'Europa significa che noi siamo amministratori che viviamo nel nostro tempo. E che ci rendiamo conto che per affrontare le questioni delle nostre comunità ci vogliono istituzioni più grandi in grado di affrontare le questioni più grandi. E noi, pur essendo fortemente italiani, orgogliosi di essere italiani, ci rendiamo conto che la forma istituzionale nazione non è più sufficiente per vivere nel mondo che stiamo vivendo. Questo è il punto. Ragionamento che ha portato l'Assemblea di ALI a sottoscrivere il patto dei sindaci per gli Stati Uniti d'Europa. Ci rendiamo conto, essendo amministratori pragmatici, che un'Europa così come è organizzata non funziona. O diventerà dal prossimo Parlamento europeo un'Europa che nella revisione dei trattati riprende il percorso di uno Stato federale, di uno Stato che si trasforma gradualmente in uno Stato federale, o altrimenti l'Italia, il popolo italiano e i popoli delle nostre città nei prossimi anni non conteranno nulla. Per Ricci, che ha dato la sua disponibilità di candidatura alle europee, il tema di una politica continentale efficace diventa requisito cardine per gestire le problematiche internazionali di pace e democrazia. E se l'Europa rimane una democrazia inefficace e inefficiente, e purtroppo spesso lo è, perché gran parte del potere europeo non è nel Parlamento europeo, nella Commissione europea, ma è nel Consiglio europeo, dove basta un premier che mette il veto e si blocca tutto, vedi questioni migratorie o altre questioni di politica internazionale. Se passa l'idea, anche in Europa, che la democrazia è inefficace e inefficiente, anche in Europa può rinascere un movimento che in qualche modo comincia a dire che siccome la democrazia non funziona bisogna dare i poteri a pochi e magari uno solo. Attenzione! Sdegno a Isola del Piano, dove è comparsa una svastica incisa nella lapide del monumento ai caduti nel piazzale dei Tre Partigiani. Il presidente della provincia Giuseppe Paolini, nonché sindaco di Isola del Piano, condanna l'accaduto dicendo come sfregiare la memoria dei nostri paesani morti nelle guerre è abominevole. Un gesto da vigliacchi all'ennesima potenza. Un'offesa tremenda e ingiustificabile che dimostra tutta l'ignoranza del caso. Ora la ripuliremo, ma spero che quando sarà ricollocata al suo posto, ognuno si avvicini a questi nomi con il dovuto rispetto. Ricordiamo che a Isola del Piano furono catturati i 3 partigiani Leone Balducci, Gino Barcelli e Santo Gagliardotti. Santo Gagliardotto poi fucilati l'11 maggio 1944 a Pesaro da un reparto militare tedesco. Altre 4 persone morirono al monastero di Montebello, caduti a cui è dedicato un monumento anche a Baia Flaminia di Pesaro. Alla stazione di Pesaro la polizia ferroviaria ha denunciato in stato di libertà un 57enne per i reati di ricettazione e truffa. Una pattuglia stava infatti effettuando i controlli sul marciapiede della stazione quando ha notato la presenza di un uomo che circolava in sella una bicicletta, per cui ha proceduto ad un suo controllo dal quale è emerso avere precedenti di polizia. Passato qualche minuto l'uomo non era più in possesso della bicicletta, che invece era passata nelle mani di un'altra persona che si accingeva a prendere un treno regionale. Si è proceduto al controllo di quest'ultimo, dal quale è emerso che la bici era stata appena acquistata per 40 euro dopo aver risposto ad un annuncio pubblicato su una piattaforma online e aver preso accordi come da chat messenger fornita agli operatori a comprova di quanto riferito.
Dagli accertamenti è emerso che la bicicletta era stata oggetto di furto avvenuto qualche giorno prima e riconosciuta poi dal legittimo proprietario, che nel frattempo aveva sporto regolare denuncia e al quale è stata ora restituita. Lasciamo la cronaca e passiamo ai lavori pubblici. Sono infatti cominciati i lavori per la rotatoria sperimentale a Borgo Santa Maria fra strada del Foglia, via Bartolucci e via Casali. Si tratta di un intervento del comune di Pesaro in risposta alle richieste dei residenti del quartiere e delle attività produttive. Situazioni segnalate anche a Rossini TV per regolamentare una circolazione viaria ritenuta poco sicura in questa zona. Evitare una giungla sregolata di installazione di impianti fotovoltaici, soprattutto nei terreni agricoli. Un tema di cui ci siamo occupati nelle scorse settimane e che ora trova il sostegno di una legge regionale approvata nell'ultimo consiglio su proposta di Luca Serfilippi. Dopo il Veneto, solo la Regione Marche ha legiferato oggi all'unanimità su una norma che praticamente va a disciplinare le aree idonee e non idonee ad ospitare impianti fotovoltaici e agrivoltaici. È una norma che da tempo avevamo in gestazione, ma perché aspettavamo le linee guida, il decreto interministeriale del governo che da oramai quasi 2 anni deve arrivare e che non è arrivato. Quindi noi come Regione Marche, per limitare anche lo sciacallaggio che stiamo vedendo sui territori di questi tipi di impianti, per la quale non siamo contrari a prescindere, ma naturalmente dovremo privilegiare i tetti dei capannoni, delle case o anche aree dismesse da oltre 10 anni e anche alcune aree idonee che comunque già il decreto ministeriale prevede. Bene, con questa norma noi mettiamo un freno allo sciacallaggio a cui stiamo assistendo da anni e permettiamo di dire le aree idonee e non idonee, quindi preserviamo le bellezze della nostra regione, dalle colline, quindi tutte le aree dove c'è un IGP, dove c'è una DOC, quindi aree coltivate. Noi siamo appunto per mettere questi pannelli fotovoltaici sopra i tetti e nelle aree che prevede già la legge nazionale, come ad esempio le aree industriali piuttosto che le aree commerciali o le aree comunque edificabili. Sui terreni agricoli dove c'è una coltivazione noi le vogliamo preservare, con questa legge mettiamo un freno importante a questi tipi di impianti. Oggi 21 marzo è il primo giorno di primavera, ma è anche la giornata mondiale della poesia. Un appuntamento che da tanti anni Pesaro celebra con l'iniziativa Il pane e le rose e che porta in piazza i versi poetici degli studenti. Alla povera mia fragilità, tu guardi senza dire una parola. Tu sei marmo, ma io canto. Tu statua, ma io volo. Il suo cuore batte all'unisono con la vita e il suo amore è la sua più grande ragione di vita. Donna, simbolo di amore e di saggezza, sei la musa che ispira ogni cuore con una carezza. 21 di marzo, il sole splende su Piazza del Popolo in questo che è il primo giorno di primavera, ma che dal 1999 è anche la data che l'UNESCO ha contrassegnato come giornata mondiale della poesia. Una giornata che da tanti anni Pesaro celebra portando in piazza e nei luoghi culturali del centro storico tutti gli studenti delle scuole superiori pesaresi, con loro anche gli studenti dell'Istituto Raffaello e Itis Mattei di Urbino, in una grande mattinata all'insegna diversi poetici, di performance e di letture. Non è semplicemente un evento sporadico, ma un percorso che questi ragazzi e ragazze fanno con le proprie docenti all'interno delle proprie classi, che ha visto già 2 appuntamenti corali, uno con Paolo Marzocchi dedicato alla parola in musica e uno con la poetessa pesarese Laura Coraducci. E questa diventa una giornata meravigliosa di celebrazione e anche di mettere a disposizione della comunità quello che si è appreso e anche ricreato. Vediamo le opere del liceo artistico Mengaroni, le piantine del Cecchi e ancora il pane donato alla comunità come le parole. Ti камінь, а я пою. Ти пам'ятник, а я літаю. Я знаю, що ніжніше май перед оком вічності нічтожен. La poesia è l'anima dell'essere umano, secondo me. È il modo dell'essere umano di esprimere ciò che non riesce a dire magari con parole più semplici. È un modo di dire le proprie emozioni con parole, appunto, secondo me. Restiamo fermi dopo essere caduti in quella trappola. Inaspettata, sincera, non apprezzo.
tante studentesse e tanti studenti, questo ci onora e siamo veramente contenti, perché poi i ragazzi si stanno esibendo con testi poetici, letture, danze, performance, musica, e questo rallegra questa giornata e la rende davvero speciale. Non meno i prodotti realizzati dai ragazzi, dalle varie scuole, che ancora arricchiscono, no? L'immagine di questa giornata. Ringrazio chiaramente il Comune di Pesaro, la Prefettura, la Questura, perché hanno reso possibile, no, l'accoglienza in questa location meravigliosa. Dammi 1000 baci, poi 100, poi altri 1000 e poi altri 100, poi ancora altri 1000 e poi 100. E se il 21 marzo è la giornata della poesia, la giornata di ieri 20 marzo è quella dedicata all'università. Una ricorrenza che l'Ateneo di Urbino ha celebrato col taglio del nastro ai rinnovati locali dell'ex Sogesta, che diventa ora il campus dedicato alla ricerca scientifica. Amiche, amici di Rossini TV, un clima perfetto ci accoglie oggi ad Urbino. Oggi è la giornata nazionale dell'università per l'iniziativa Università Svelate. Siamo qua per l'inaugurazione del nuovo polo, del nuovo centro, del nuovo hub scientifico Enrico Fermi. Nasce dove c'è uno spazio che tutti conoscono e che hanno conosciuto e imparato a conoscere nei decenni come Sogesta. Andremo a capire che cosa è successo, come si è sviluppato negli anni questo insediamento, quali sono le modifiche, le novità che portano oggi al taglio del nastro. Quando eravamo molto più giovani speravamo nella realizzazione di un'infrastruttura totalmente dedicata alla ricerca. Ecco, dopo tanto tempo e tanti diversi sforzi da molte persone differenti, in questo momento abbiamo qua una serie di competenze diverse ma complementari che lavorano assieme. È una delle iniziative più importanti, ma non solo per Urbino, credo realisticamente per tutto il centro Italia, perché qua abbiamo messo insieme chimici, biologi, biologi molecolari, morfologi, persone che si occupano di materiali, persone che si occupano di salute complessivamente, ma anche di tecnologie innovative. Negli ultimi anni aveva necessità di essere riqualificato sia dal punto di vista energetico, perché questo è stato pensato negli anni, fine anni 60, primi anni 70, quando il costo del petrolio era irrilevante, quindi, e anche da un punto di vista della sicurezza sismica. Quindi concentrato qui tutti i laboratori di ricerca dell'Ateneo, e quindi lasciando in centro solo la parte didattica. Lo scopo è quello di creare un polo di ricerca dove i ricercatori possono lavorare anche insieme, condividere attrezzature e quindi, diciamo, usare tutte le risorse in modo più efficiente anche ed efficace. Il futuro di questa struttura è di essere un centro di ricerca all'avanguardia, ricerca in questo caso principalmente nell'ambito biologico, chimico e farmaceutico, ma non solo. Questo è il primo lotto di riqualificazione, già i lavori per il secondo lotto stanno iniziando e quindi avremo quasi 12.000 metri quadri dedicati alla ricerca dell'Università degli Studi di Urbino, che penso poche università si possano permettere in questo momento. Lo sviluppo della nostra università vuol dire anche sviluppo della nostra città e del nostro territorio, perché non è l'università di Urbino ma è l'università della nostra provincia, e quindi questo ci fa molto piacere perché qualifica dal punto di vista culturale, insieme anche a tutti gli istituti, le accademie che ci sono nella nostra città. Veramente siamo in una città che fa cultura come l'ha fatta nella storia. E parliamo ora di musica. Nella stagione Maxi, che festeggia i 30 anni di attività dell'Orchestra Sinfonica Rossini, al Teatro della Fortuna di Fano domani alle 21 arriva il concerto Doppiamente Brahms. Doppiamente perché verranno proposte due pagine del repertorio del compositore tedesco, ovvero le variazioni sul tema del Corale Sant'Antonio e il doppio concerto in La minore per violino, violoncello e orchestra. Protagonisti il violino di Henry Domenico Durante e il violoncello di Luca Bacelli. Sempre domani, venerdì 22 marzo, alle 17, alla Biblioteca San Giovanni di Pesaro, il giornalista Claudio Sardo presenterà il libro di Davide Sassoli, La saggezza e l'audacia, discorsi per l'Italia e per l'Europa. Nell'occasione il curatore della pubblicazione dialogherà con Luca Bartolucci dell'Associazione I Popolari Pesaro, Marco Lucchetti dei Popolari Marche e dell'ex sindaco di Pesaro Riano Giovanelli, attualmente direttore esecutivo di Italia Decide.
ancora libri, quelli degli incontri capitali promossi da Pesaro Capitale della Cultura. Sabato alle 17 sarà il turno di Anna Praus, esperta di terrorismo e relazioni internazionali, già consulente per i governi italiano e americano a Baghdad e Nassiria. In dialogo con Paolo Pagnini, Anna Praus presenterà le 400 pagine della sua autobiografia «Della mia guerra, della mia pace». Incontri capitali che invece ieri hanno visto protagonista la presentazione del libro dell'ex allenatore delle Milan e della nazionale italiana di calcio, Arrigo Sacchi. L'allenatore rivoluzionario. Così potrebbe essere definito e raccontato Arrigo Sacchi, che in occasione della rassegna Incontri Capitali di Pesaro 2024 è stato a Pesaro presso l'Allosfera per presentare il suo libro Il realista visionario, le mie regole per cambiare le regole. Un incontro che ha spaziato tra calcio, metafore e cultura, non soltanto calcistica. Il calcio c'è anche cultura, dipende. Dipende se si fanno le cose al massimo delle capacità o se invece si cerca di prendere delle scorciatoie. Si può migliorare, ci vuole un po' di pazienza anche e cercare di mettere al primo posto il merito. Però per me una vittoria senza merito non era una vittoria. In un paese che per vincere erano disposti anche a rubare. Una parentesi poi è dovuta al suo libro, che racconta il Sacchi allenatore e il suo rapporto con calcio, calciatori e presidenti. Racconta quello che ho fatto e i meriti che ci sono stati dei presidenti, per esempio. Io ho avuto la fortuna di non essere mai stato esonerato nella mia carriera. Non è facile, ma il merito era dei presidenti che avevano pazienza e mi aiutavano. E si conclude qui questa edizione di Rossini News di giovedì 21 marzo, un giovedì come sempre all'insegna dello sport in prima serata, perché alle 21.20 arriva l'appuntamento fisso settimanale con Insieme a Canestro, al nostro focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Ospiti di questa puntata saranno l'ala della Carpegna Prosciutto Basket Quincy Ford e l'ex giocatore della VL Mauro Procaccini, il tutto come sempre accompagnato dalla possibilità di interazione in diretta con voi tifosi al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210. Altra diretta, quella fissa di ogni mattina, è quella di Buongiorno Rossini. L'appuntamento è domattina, come sempre, in diretta alle 7.20 con la consultazione dei quotidiani locali. E dunque vi aspetto domattina per Buongiorno Rossini. Si conclude invece qui Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.